Il signor Exitman 77, essendo uno scemo proprio di natura come al suo solito, si è scordato di accendere il microfono e quindi purtroppo oggi vi beccate un episodio musicale. E quindi io velocizzerò un po' e mi dispiace veramente, ma ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!
Allora, in pratica qua cercherò di illustrarvi come si fanno le Pokéball. Aluminium Mater, che è il martello che serve, che lo sto facendo in questo momento, lo sto facendo anche male, se io sto parlando sopra di me, se questa è una cosa più che normale. Se uno muta il microfono, devo smetterla di allora io adesso sto sistemando delle ceste, sto prendendo un diamante. Perché sto prendendo un diamante? Io non lo so, ma comunque sono veramente un genio, perché voglio fare quello che cura i Pokémon, che bisogna fare 4 aluminium plate e esattamente 4 pezzi di ferro. Allora, qui io sto cercando di fare in tutti i modi degli aluminium plate, non capisco come fare. Allora, poi alla fine ci rinuncio, dico, non mi sembra possibile, che poi alla fine nel prossimo episodio scoprirò come si fa. Adesso cercherò in tutti i modi di capire in qualche modo il perché, il come io non riesca a fare queste aluminium plate, perché. E allora mi metto a fare il martello. Adesso ci mettiamo a fare le poche. Allora, sono pronto per fare l'anvil, che è il macigno che serve per... che non ci riesce, continua imperterrito, non ci riesce, niente, a questo punto uno dice, e come si fa? Allora, che cosa facciamo a questo punto? Andiamo a vedere come si fa l'anvil. Allora, prendiamo 8 pezzi di ferro, li mettiamo esattamente a forma di... facciamo una fornace, ma chi se ne frega se facciamo una fornace, non nessuno ha visto niente, cose del genere. Allora, poi noi possiamo semplicemente anche fare 14 pezzi di alluminio, metterli in mano, e poi che cosa fare? Raccogliere dei pezzi e trasferirli per moderare, insomma, le cose... belle brutte che fanno le brocchette. Allora, quindi, allora prendiamo 2 pezzi di ferro. Gli manca del ferro perché non riesce ad arrivare a 8 pezzi. E allora adesso vediamo che può craftare l'anvil senza problemi. Prendiamo l'anvil e lo piazziamo lì. Allora, poi che cosa bisogna fare? Colleghi cocche, che ne abbiamo un bel po', bisogna cuocerle, come sto per fare io, vero? Ok, cuocio le ghicocche. Una volta fatto possiamo vedere se c'è ancora del ferro. Lo prendiamo, lo mettiamo e ci facciamo l'Iron Disc, che sono la base delle Pokéball, che vanno fatte su quell'anvil lì. Allora, adesso guardate cosa faccio. Allora, io prendo un piccone in mano, perfettamente. Prendo una ghicocchia, fantastico. Continuo così. Faccio un'altra fornace, sì, perché non mi bastano solamente 2, no? E allora continuiamo. Allora prendo. Cosa prendo? Prendo gli Iron Disc e li sto fissando. Che cosa sto facendo? Non lo so. È bello che io spiegavo mentre parlavo, ma non so ancora quello che sto facendo. Allora prendo le ghicocche cotte. Intanto aspettiamo che qua c'è. Ah, prendevo le cobblestone per metterla in fornace, per poi metterla e fare i bottoncini per la cosa. Adesso io cerco di fare una cosa intelligente. Cooked, potremmo farlo. E invece me ne ha rubata una. Fantastico. Allora, adesso che cosa bisogna fare? Non lo sa, ci sta pensando. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna prendere quelli lì e trasformarli in bottoni. E adesso piazziamo un blocco di terra per terra, mi sembra più che terra, quindi... Allora, adesso, che cosa facciamo? Allora, andiamo a vedere in G e vediamo come si fanno le Pokéball. Allora, cerchiamo di fare la base sopra di come si fanno le Pokéball e non troviamo come si fanno. E allora, che cosa dobbiamo fare? Prendiamo le ghicocche, le mettiamo in fila e facciamo le basi sopra delle Pokéball. Ne facciamo ben 10, le mettiamo lì e col martello le buttiamo via. E sparisce. Ma la mettiamo ancora. E continuiamo a battere. E non riesce, ma perché? Che cosa succede? Allora continuo così. Intanto le Pokéball uscivano dalla casa così, magicamente. La luce si spense. E allora che cosa fece? Continuò. Batti e sbaglia ancora. Perché dice sbaglia? Non lo so. E allora facciamo ancora così. E non funziona, perché bisogna rifinirle tutte e tre. E quindi che cosa... Queste 2. Volevo dire 2. Ah! Allora che cosa bisogna fare? Bisogna mettere l'Iron Disc e continuare a batter. E così per molto tempo. Ok, abbiamo finito e adesso possiamo mettere delle sfere. Facciamo. Allora, bisogna mettere la parte superiore un bottone di stone e come base l'Iron Disc di prima, trasformata adesso nella base della Pokéball. E adesso sto cercando in tutti i modi di tirarla questo Ekans. Non ci riesco. Continuo imperterrito. L'ho preso, ma la Pokéball sparisce, ma alla fine non lo catturo. Allora io dico imperterrito. Dai, ne facciamo un'altra di Pokéball, no? No,
chiudiamo la porta e fissiamo. Facciamone un'altra, dai, continuiamo così. Intanto vi faccio vedere fino a che punto bisogna arrivare. Che poi io sono stato anche stupido perché lo facevo col martello di alluminio. E ci vuole 2 anni per farlo col martello di alluminio. Mentre in iron con questo tempo ci avrei impiegato 2 secondi netti. Ok, una volta fatto la base di questa Pokéball possiamo andare a uscire e prenderla fuori, perché volano fuori magicamente non si sa come. E allora andiamo, imperterriti, facciamoci un'altra Pokéball. E così la possiamo tirare ad Ekans. 1 2. Niente a fare. Quindi concludo questo episodio così, sopra un Ekans che sembra un'altra cosa. Già, nell'episodio scorso avevo detto che mi piacevano i serpenti. Già, e avevo sbagliato a dirlo. Comunque, bene, adesso picchio un Venonat e ho chiuso qui l'episodio. Grazie a tutti per avermi visto. Io sono ExitMan77, scusatemi ancora. E ciao a tutti.